Quarta giornata di ritorno del campionato di Serie D tra Monopoli e Turris. Monopoli dunque per riprendere il cammino interrotto domenica scorsa a Bisceglie e rientrare a pieno titolo in zona playoff. Calcio di punizione dunque per la Turris con Sibilli sul pallone. All'interno dell'area di rigore ci sono cinque uomini della Turris pronti a sfruttare il calcio di punizione dell'esperto numero 7 della Turris, classe 1976. Invece Moxedano che parte il tiro, pallone su Mirarco che respinge una respinta importante questa di Mirarco. Il rilancio da parte di Pasquale Esposito, il colpo di testa di Alloca, pallone che se ne va un po' per conto suo. Bella comunque la verticalizzazione di Natera per Pedalino, il diagonale, il gol di Pedalino! E il gol di Pedalino per il vantaggio del Monopoli al quinto minuto del primo tempo. Splendida verticalizzazione di Natera per Pedalino che è scattato in mezzo ai difensori della Turris e con un rasoterra ha battuto Liccardo per il vantaggio del Monopoli dopo 5 minuti e mezzo del primo tempo. Calcio battuto dalla Boragine. Questa volta tocca di esterno, pallone che vaga in area di rigore, il tiro di Pedalino, pallone alto sulla traversa. In furia con il direttore di gara, l'arbitro ha guardato la Cheb, gli ha detto no, ti puoi alzare tranquillamente. Intanto attenzione, Sibilli contro Lanzillotta, è rosso, anzi Sibilli contro la Boragine, è rosso, espulso dunque Sibilli e Turris che resta in 10 uomini. Il destro ha provato a verticalizzare, pallone rimpallato, Boragine liscia, poi Amendola. Arriva Lanzillotta, la conclusione secca di Lanzillotta, il pallone che sfiora il palo sulla destra di Liccardo, si rialza il numero 2 della Turris, sta per rialzarsi, speriamo anche Alessandro Mirarco che sembra essere quello messo peggio, nel senso che ha preso un colpo alla testa. Comunque dopo 2 minuti e 45 secondi si chiude dunque la prima frazione, Monopoli che ne va in vantaggio al riposo per 1-0, il gol segnato da Pedalino al quinto minuto. Sulla sua verticale di Matera riceve, di gira attorno la crolla per la sua posizione, si accentra Di Matera, ancora Di Matera, palla sul sinistro, la conclusione di Matera, pallone che sfiora il palo. Calci piazzati della Turris, pallone tagliato, attenzione, colpo di testa e il pallone in rete, ma c'è il gol annullato. Era in posizione di fuorigioco Iovinella, brivido sulla schiena dei tifosi biancoverdi. Attenzione all'azione di Laboragine, buona la finta, il cross sul secondo palo, a gira Esposito, pallone alto sulla traversa. Su partita dunque vera, partita assolutamente viva, attenzione al cross con Croce che è in ritardo sul colpo di testa, gancio complicato, riesce comunque a rientrare in possesso palla, chiama Pedalino, palla dall'altra parte, Corvino va da Nicolai, cross da parte di Nicolai sul secondo palo proprio verso Pedalino che lascia Di Matera, buono l'aggancio, la piazza Di Matera, pallone fuori, buona azione di contropiede comunque da parte del Monopoli con la conclusione finale di Di Matera a lato, praticamente dal 36esimo del primo tempo. Lanzillotta intanto allarga, bellissimo sulla sinistra per Di Matera, bello il controllo di Di Matera per la Boragine, il sinistro di Laboragine, l'intervento di Allocca, calcio d'angolo, ma tutto molto bello con l'apertura di Lanzillotta e l'aggancio di Di Matera, l'inserimento di Laboragine. Da Iovinella, lancio verso Amato, la finta per Croce, attenzione all'inserimento di Croce e poi la provvidenziale chiusura da parte di Vincenzo Lacropoli e a difesa del risultato. Il cross dentro, attenzione il pallone che sfiora e termina sul fondo, ancora calcio d'angolo, mamma mia, ancora calcio d'angolo per la Turis, una mischia incredibile su questo calcio d'angolo, pallone che è rimasto lì e finalmente dopo 4 minuti e 50 secondi il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi. Monopoli dunque ottiene una vittoria preziosissima.